Mi sembra assolutamente paradossale che si voti a favore di questa delibera quando poi in commissione si vota no al riportare delle zone di Roma ad agro romano. Rilevo una sorta di contraddizione in questo. Però comunque sia, siamo qui di fronte a una richiesta che non può essere portata a termine perché ci sono state già due sentenze del TAR su questo argomento e questo al Consiglio di Stato, l'ennesimo tentativo di bloccare una procedura che è più che lecita e deve fare il suo corso. Sì. Poi se il Consiglio di Stato si pronuncerà in modo diverso, si vedrà, però attualmente bloccare questa procedura, tra l'altro voluta da Alemanno, mi sembra alquanto rischioso, e soprattutto per chi poi firma questo decreto di annullamento di questa procedura. Ci potrebbero essere, anzi sicuramente ci sarebbero delle conseguenze legali molto pesanti, per cui votiamo no a questa richiesta a questa mozione 158. Grazie.